Nei 4 giorni di festa a Campobasso del Corpus Domini e della manifestazione La città dei misteri tra borghi e tradizioni, la Expo Molisana, che permetterà ai 20 comuni presenti, alle associazioni di quartiere e all'ATS di mostrare a tutti i turisti e a tutti i cittadini che interverranno in questi 4 giorni a Campobasso le tradizioni, la cultura dei nostri territori. Abbiamo i sindaci, gli amministratori comunali e i volontari che in questi giorni troverete lungo Corso Vittorio Emanuele per quella che è una manifestazione che l'anno scorso ha ottenuto un grandissimo successo e che quindi l'assessorato alle attività produttive del Comune di Campobasso e l'amministrazione comunale hanno deciso di riproporre. Assessore alle attività produttive del Comune di Campobasso, Deus ex machina di questa manifestazione, l'assessore Salvatore Colagiovanni. Ringrazio la mia struttura commercio che ha lavorato duramente su questa seconda edizione. Il mio augurio va soprattutto alla Polifonica Monforte che ci allegrerà in questi giorni, ti ringraziamo, verso la sua istituzione che è stata fatta. E passo la parola a te Giuseppe, così. Nelle casette che vedete alla vostra sinistra, alla nostra destra, ci sono, come detto, le associazioni di quartiere che sono San Giovanni, San Giovannello, Colle dell'Orso e Vazzieri, e ci sono le associazioni dell'ambito territoriale e sociale, Bifri, e dalla parte degli ultimi con i progetti SPRAR, presidente dell'ambito territoriale e sociale il sindaco di Campobasso Antonio Battista, l'assessore delegato è Alessandra Salvatore. I comuni rappresentano il territorio regionale, quindi è presente anche la regione Molise con il suo consigliere delegato alla cultura Nico Ioffredi. Buonasera. Allora ci siamo. Cominciano i 3 giorni più importanti di tutto l'anno per questa città, una festa che è importante, che ha il suo spessore, che è cominciata più di 200 anni fa, subito dopo il 1700 grazie ai Zinno. Abbiamo questo patrimonio incredibile. Questa festa straordinaria che coinvolge tantissimi comuni intorno a Campobasso e anche non vicinissimi. Godiamocela, facciamo di questa città uno spettacolo per tutti quelli che vengono a vederla, che diventano sempre di più e vengono sempre da più lontano. Facciamo sì che questo significhi e rappresenti la promozione, l'inizio della promozione del nostro territorio sotto tutti i punti di vista, sportivo, culturale, turistico, tutto quello che rappresenta la nostra vocazione per il futuro di questa terra. Bassana la stiamo aprendo al territorio. Non che prima noi non avessimo in città il giorno del Corpus Domini gente o visitatori o turisti dei comuni vicini o di altre parti della regione Molise o d'Italia, ma c'è un coinvolgimento diretto, protagonismo da reggere insieme con i comuni che collaborano con la città di Campobasso. Ecco perché io ringrazio tutti i sindaci presenti, gli assessori e quanti sono stati delegati dai sindaci a essere questa sera qui insieme a noi per aprire questa importantissima 4 giorni. Ai sindaci, anche per quello che è la storia dell'Italia di questi giorni, io vorrei fare un applauso a loro. Ci sono delle novità rispetto agli anni passati, delle novità indotte, costrette, ma anche ragionate, ponderate e poi trasferite sul territorio. Ci sono dei provvedimenti che, come avete potuto in parte acquisire come informazione, modificano sia l'assetto logistico della festa. Alle nostre spalle abbiamo per la prima volta il concerto qui a Piazza della Repubblica con una organizzazione che dovrà garantire in modo delicato e garbato la presenza degli spettatori e soprattutto una presenza sicura. I fatti che sono accaduti a Torino ci hanno insegnato, ci hanno suggerito di adottare provvedimenti e accorgimenti che devono servire a garantire appunto la sicurezza di quanti arriveranno a Campobasso nelle prossime ore. Non è qui presente, ma io ringrazio la prefettura della provincia di Campobasso, il signor prefetto,
il questore, le forze dell'ordine, tutti i volontari che saranno presenti notte e giorno sostanzialmente in città per garantire ordine pubblico, per garantire sicurezza, per garantire tranquillità, per garantire godimento di questa importante manifestazione. Ringrazio tutte le associazioni, tra tutte, consentitemelo, e nessuno se ne abbia a dolere, ringrazio l'associazione Misteri e Tradizioni che ha in cura il governo dei misteri per tutto l'anno e in modo particolare organizza in modo impeccabile la sfilata dei misteri. Io in qualche altra circostanza la farò breve, certamente mi fermo, però in qualche altra circostanza, così come ho iniziato a fare, parlerò e ne dovremo parlare, Nico, dei portatori, che non sono un appendice nella sfilata dei misteri, ma sono una parte importantissima come i personaggi che sono sotto. Ovviamente approfondiremo magari con persone che sanno anche approfondire il rapporto tra queste persone e la città di Campobasso. Ringrazio ancora, e quindi mi fermo qui con alcuni spunti. Non ci saranno grandi difficoltà rispetto all'anno passato e quindi potremo certamente goderci al pieno questa grandissima e bellissima manifestazione. Io ringrazio intanto l'amministrazione comunale intesa come consiglieri comunali tutti, intesa come giunta, come miei collaboratori più stretti, le strutture comunali tutte si sono prestate, dal commercio alle politiche sociali, ai vigili urbani, tutti. Rischierei di commettere qualche errore e di non riportare tutti, tutta l'amministrazione comunale, tutti i dipendenti comunali, i dirigenti che hanno lavorato. Un saluto particolare perché poi ci allieteranno con brani della nostra storia, delle nostre radici, alla Polifonica Monforte, a Rosa Socci. Ecco, io l'ho fatto apposta per avere questo applauso, Rosa, grazie. E va bene, io mi fermo qui ancora per ringraziare tutti e ognuno di noi si presti, lavori, ognuno di noi, ognuno che è qui presente, anche chi non è presente, ognuno di noi, campobassano non, lavori per dare prestigio a questa manifestazione, perché è vero che si svolge a Campobasso, ma è come se si svolgesse in ogni vostra comunità, come noi difendiamo quello che accade, quello che è la storia, le manifestazioni che ci sono sui comuni. Ma noi campobassani dobbiamo imparare a riscoprire l'orgoglio di questa manifestazione, così di tutte le altre che hanno messo le radici all'interno della storia di questa comunità e che troppo spesso noi stessi non riusciamo a valorizzare. In bocca al lupo e grazie Campobasso.